scusi, ma perché no Rodotà? Perché uno è libero di votare. Io Rodotà lo disistimo e non lo voterei. E lei perché non Berlusconi? C'è lei gli piace Berlusconi? È lei che lo vota, noi. Ma lei, io non voto Rodotà. Rodotà no, perché ha espresso posizioni faziose, sono di centrodestra, sono disposto a votare uno di un altro partito ma che abbia una posizione tipo? Più equilibrata. Marini, Amato, l'abbiamo detto più volte, Napolitano. E quindi non Rodotà, che ha espresso posizioni diverse. Quindi mica c'è un obbligo perché quattro scemi urlano Rodotà di votare Rodotà, no? Solo votino quattro scemi. La domanda non la comprendo, perché sa, qua c'era chi voleva Rodotà, che il vecchio, la casta, le pensioni d'oro, i vitalizi. Napolitano invece? Napolitano rappresenta un punto importante, in questo momento molto importante. Ma sa che non è che il nuovo è bello, c'è anche del nuovo molto brutto, come assistiamo qua dentro tutti i giorni. Rodotà mi sembrava nuovo di zecca, fiammante, luccicante nella sua novità. Sì? L'accordo su Napolitano si è chiuso anche per il governo, 10 saggi ministri. Ma scusate, avete visto quello che è successo in questi giorni? Io credo che oggi dobbiamo dare agli italiani un presidente della Repubblica e poi domani penseremo al resto. Rodotà? Credo che Rodotà è il nuovo, è quello fiammante, no? Quindi quello che no? Volevate voi, le pensioni d'oro, no? I vitalizi, per questo che gli ho detto. Quindi per questo che per voi va bene? Scusi? È un nome condivisibile quello di Napolitano, visto che noi abbiamo detto che eravamo d'accordo nel fare un presidente della Repubblica il più condiviso di tutto, di tutti. E Napolitano lo è. E Napolitano mi sembra che anche dal suo gradimento nei confronti degli italiani abbia un altissimo gradimento. Signori, un nome nuovo per il cambiamento. Napolitano. Nuovo. Non è il modo giusto per condurre questa fase politica così complicata. D'altra parte noi avevamo proposto la rielezione di Napolitano già da mesi. Alla fine ce l'avete fatta a fare questo accordo, ma chissà. Napolitano mi auguro che accetti di lavorare ancora un anno o due per dare una mano al paese a uscire da questa crisi. Nome nuovo per il cambiamento. L'operatore del Movimento 5 Stelle le fa questa domanda. Devo dire Napolitano in questo momento. Voglio dire, non è che però se voi contrapponete due ottantenni dobbiamo dire che Rodotà, più Rodotà perché solo, no? Solo che è perché no per Napolitano, cioè siamo sempre lì. Il problema è se non capiamo che la politica si fa anche mettendosi a discutere insieme. Mi scusi, però a 94 anni finirebbe il secondo mandato Napolitano? Siamo 87 più 7. Io l'ho visto in uno stato di salute che fa invidia a un ventenne. Grazie. L'ultimazione mi hanno dato, perché no Rodotà? Questo sarebbe quello che vorremmo. Ovviamente loro non forniscono mai spiegazioni, perché non avendo idee, facendo finta di avere una visione, ma non ce l'hanno. E spesso dicono sarebbe un candidato perfetto, però non lo possiamo votare perché l'avete proposto voi. E non lì a spiegargli, guardate, non è un candidato nostro, non sarà una nostra vittoria Stefano Rodotà, Presidente della Repubblica, sarà una vittoria di cittadini, cioè la vostra base vi chiede Stefano Rodotà, non è un candidato in 5 Stelle, non vogliamo mettere nessun cappello a questa elezione presidenziale, credimi. Perché dire di non votare una persona come Rodotà, perché lo abbiamo detto noi, lo abbiamo proposto noi, sono cose da bambini, non sono cose da alti parlamentari come credono di essere o politici. Scusi, questo va, chiudo qui la lista. Solo una cosa, solo un'ultima cosa. Napoliano è un altro cornuto qui, perché ha riguardato i giudici di Milano, hanno trovato il processo a Berlusconi e ha mandato a Brescia, ha capito? È pure di sinistra.